tante verdure e del buon pesce per tornare in forma. Queste sono le due ricette che ha pensato la nostra Ilenia per la stagione che sta arrivando e per mangiare in modo semplice, leggero ma con gusto. Quindi dei nastri di verdura al pecorino, pinoli e pesto di spinaci e poi un secondo piatto, cuori di nasello al limone con insalata di puntarelle. E adesso andiamo a fare la spesa. Si sente già la primavera, Cristina, entrare nel suo negozio, però, hai visto? Ciao, Anna. Ciao. E allora? Oggi, guarda, tripudio nel tuo negozio perché davvero facciamo dei nastri di verdure, pecorino, pinoli e pesto di spinaci. Quindi tutta una ricetta che si basa sulle verdure. I pinoli, Tatiana, poi. E poi abbiamo i cuori di nasello, il limone con insalata di puntarelle. Quindi ci riforniamo da te quasi per l'80% degli ingredienti che abbiamo. Ah, eccole qua, queste sono le puntarelle. Andiamo di puntarelle. Poi tre carote, tre costole di sedano. Sì, carote, sedano. E poi, non è finita qui Cristina, sì. Qua oggi tanta roba. E spinaci novelli. Ma gli spinaci novelli si possono mangiare anche tipo in insalata? Sì, si mangiano anche crudi, anche svolentati. Ma crudi con un po' di grana, il pecorino. Ciao! Nicola carissimo, buongiorno. Ciao bella, buona giornata. Come va? Stai? Bene? Bene, tu? Bene. Che ricetta abbiamo oggi? Oggi abbiamo dei nastri di verdure, pecorino, pinoli e pesto di spinaci, quindi mi serve il pecorino. Bravo. Andiamo su un pecorino da grattugia. Allora, ci servono 40 g di pecorino stagionato e 50 g di pecorino. Quindi un po'. E anche le uova di quaglia, pronti? Eccole qua. Ma avete tutto? Ma solo per te naturalmente e per i tuoi telespettatori. Caro Nicola, è l'ultimo ingrediente, quindi noi siamo pronti per andare in studio da Ilenia. Allora andiamo. Buongiorno Ilenia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, come stai? Va bene? Il mio caffè è pronto intanto. Sì, sì. Il tuo caffè è pronto. Di buon caffè. Sì. Tu la sai la differenza tra canoa e canottaggio? Certo. Beh, intanto ti dico ciò che li accomuna, che è l'acqua. Tanto una. E poi la differenza di come vanno avanti o indietro. Cioè, vediamo oggi chi interrogo. Sta brava. Bazzacco. Allora c'è il remo. Che è la canoa. Sì, bazzacco. Sì. Poi c'è la pagaia invece del canottaggio. No, al contrario. Rimandata a settembre, bazzacco. Io vado a conoscere l'ospite di oggi. Ok, grazie. 14 campionati vinti, 6 presenze alle Olimpiadi e anche un primato condiviso con pochissimi altri atleti italiani, ossia quello di essere salito sul podio dei Giochi Olimpici per ben 4 volte. È con noi il campione di canottaggio, Rossano Gattarossa, benvenuto. Grazie Anna. Grazie. Benvenuto nel nostro salottino dei chiacchiere in cucina. Ecco, ripetiamo, canottaggio e non canoa, perché sono due cose completamente diverse. Ti ringrazio per la precisazione. Doverosa. Parliamo sempre di sport e discipline remiere, però con una piccola differenza, insomma, come parlare all'interno di un palazzetto di pallacanestro e pallavolo. Ecco, quindi due cose completamente differenti. Per un piccolo trucchetto che ci può aiutare, per appunto i profani, per chi non sapesse bene la differenza, è quello di aiutarci con certe immagini che vediamo nei film, soprattutto quelli ambientati nei licei, nei paesi anglosassoni, nei college anglosassoni, sì, appunto, dove vedi queste gare di canottaggio, quindi in queste imbarcazioni lunghissime. Un po' di zucchero? Sì, giusto mezzo cucchiaino, grazie. Ecco, vedi, anch'io, poco. Quindi, Rossano,
insomma, questa disciplina che ti ha incantato? Beh, una disciplina che, alla quale mi sono avvicinato veramente per puro caso, e nel 1985, quindi l'altro ieri. L'altro ieri, esatto. Sì, l'altro e ieri. A Padova si praticava, ma in maniera abbastanza limitata, quindi anche per questo quando ho iniziato a parlarne con i miei amici, di solito l'espressione era abbastanza di sorpresa perché non si capiva di cosa si trattasse. Stiamo vedendo delle immagini. Però ecco, queste da dove questo, arrivano? Questo aver iniziato un'esperienza sportiva per caso e arrivare a salire su quello che è il gradino più alto di un podio olimpico, come queste immagini, quella è la vittoria appunto dell'oro olimpico a Sydney nel 2000. Ormai sono passati quasi 15 anni, però effettivamente le emozioni sono ancora fortissime e devo dire che è stata, mi sento fortunato perché come atleta avevo, come tanti miei colleghi, il sogno nel cassetto di riuscire a conquistare quell'oro, l'oro olimpico, e dopo ce l'ho fatta dopo un po' di tentativi. Allora adesso ne parleremo in Cucina dai Legni, ci prendiamo giusto un minuto di pubblicità per prepararci. Volentieri. Un attimo, dopodiché parleremo anche di tuoi successi e di questa disciplina molto interessante. Un minuto e state io con mi gusto noi. Il caffè. Gusto di caffè, tranquillo, tanto poi ti prepariamo per la cucina. Eccoci qui, Rossano, la nostra Buongiorno. Cucina. Ciao, ciao. Ilenia. Piacere. Ma dopo Moronesi mi sono attrezzata. Scusa. Mi dica. Bene, vedo che siete attrezzate. Ok. Cioè, adesso siamo pari. Che sì. Bello. Bellissima questa cosa, vero? Sì, peccato che per cucinare adesso devo scendere. Beh, ma io ho le braccia lunghe e ci arrivo comunque. No, potresti abbassarti un po'. Facciamo cucinare seduto, cosa dici? Togli quello sgabello, dai, avanti. No, io lo lascio lì. Lo lasci là? Ogni tanto mi riporti l'investitura. Sì. Sì, mi dovevo mettere. 2 metri. Vedi? Circa 40 centimetri più di me. È come Marcello era 2 metri e 4. 2 metri e 4. Cioè, praticamente, per inquadrarsi era fuori tutti, lui avanzava, cioè, scompariva a mezza testa. Ma infatti, sapendolo, io oggi mi sono tagliato i capelli un po' più corti per evitare questo. Grande. E quindi io alzerò... Vediamo gli ingredienti, lei. Ok, Anna. Oggi cucineremo i nastri di verdure, pecorino, pinoli e pesto di spinaci. Ci occorrono 3 carote, 3 coste di sedano, 6 uova di quaglia, 40 g di pecorino stagionato grattato, 50 g di pecorino a scaglie, 30 g di pinoli, 200 g di spinaci novelli, olio extravergine d'oliva e sale. Molto bene, Ilenia, questi ingredienti per questa ricettina. Sono proprio curiosa di capire come farai. Iniziamo già verso la primavera, perché comunque, insomma, cerchiamo di creare delle ricette un po' più leggere, anche se a livello di vitamine, proteico e tutti gli elementi necessari ci sono, bene o male, quindi iniziamo. Iniziamo, questa è la tua postazione, io dormo di là. Quelli che non fanno niente si mettono lì. Esatto, quindi no, sei qua perché... No, lei. Allora, le uova sono già lessate, sono uova di quaglia, quindi molto piccoline. Normalmente si utilizzano soprattutto per insalate o piatti di decorazione. Ok, quindi basterà semplicemente sbucciarle come un semplice uovo. Penso, quindi ho già capito. Ma i tempi di cottura di lessatura? Ma 2-3 minuti, poco, sì, assolutamente. Ma di cosa sanno? A me fa impressione. Di uova di quaglia. Sì, ho capito, ma che... Di uova, allora, a differenza dell'uovo di gallina, è un po' più intenso come sapore. Ah, ok. E quindi va dosato anche, per esempio, nelle preparazioni. Si possono fare, per esempio, anche delle maionesi o comunque delle preparazioni di pasta fresca, per esempio. Adesso io mi occupo di andare a sbucciare le verdure, quindi togliere semplicemente la buccia esterna, e poi vedremo come faremo appunto i nastri. Bene, Rossano, intanto io ti faccio qualche domanda. Intanto su questo sport, su questa disciplina, appunto, no, che... Volevo ringraziare Ilenia, visto le dimensioni delle mie mani, sono meglio delle uova di struzzo, però comunque ha scelto quelle di quaglia. Preferisci sbucciare? No, a noi ci piace mettere un po' in difficoltà i nostri ospiti. No!
No, è un test. Pressure test. Pressure test. Ecco, no, io volevo appunto farti qualche domanda in merito a questo sport, magari poco conosciuto, spesso confuso appunto con la canoa, no? Sì. Qual è la difficoltà intanto del canottaggio? Abbiamo capito la differenza, no? C'è questa imbarcazione, non canoa, imbarcazione sì. Lunghissima. Tra l'altro è strettissima, giusto? Beh, diciamo che le imbarcazioni da gara che partono dal singolo, quindi l'imbarcazione più corta fino all'8, che è una barca che viene spinta dalle remate di 8 vogatori più il timoniere, quindi un equipaggio di 9 persone, si differenziano appunto per il numero di atleti sopra e anche per il tipo di vogata, può essere con un remo o con due remi. Perché il minimo di atleti qua, singolo, giusto? Nel singolo si usano due remi, poi si può usare nelle barche multiple anche un remo per atleta, ovviamente. Nell'otto gli atleti hanno un solo remo ciascuno. L'otto ovviamente è la barca più veloce. Qui dove eri, Rossano? Questa è proprio appena tagliata il traguardo dopo la vittoria alle Olimpiadi di Sydney nel 2000, e quello è Alessio, il mio compagno di barca, che si è alzato. Ecco, quella è una manovra che normalmente non si fa, però sai, in quei momenti vale tutto, quindi, anche se fosse caduto in acqua, penso che... Sì, ma poi dopo sei in quattro comunque esperti, ci si sostiene, quindi infatti poi mi sono alzato anch'io, ma ormai lì c'era una gioia talmente grande che... Il problema dell'equilibrio era veramente secondario. Il problema dell'equilibrio è, diciamo, la cosa un po' da vincere all'inizio quando si è neofiti, perché ovviamente anche usando delle barche propedeutiche sull'acqua comunque la barca così si muove, non riesce a togliere arrivare alla pellicina, vedi? Esatto, okay. Esce. Sì, sì, ok, grazie. Quindi magari la prima difficoltà è vincere un po' il timore dell'equilibrio, però noi abbiamo la possibilità anche alla canottiera di Padova, insomma, di mettere a disposizione delle barche propedeutiche e quindi sappiamo che diamo una buona sicurezza per evitare bagni non voluti. Poi a volte si pensa che il canottaggio, sia bene il canottaggio, a uno sport di fatica, mentre le barche, essendo così sottili, scivolano sull'acqua in maniera molto agevole, molto semplice. Mm-hmm. Quindi una volta preso dimestichezza con l'attrezzo, è uno sport che può essere... Noi lo facciamo... Siamo i primi approcci a 9-10 anni per un discorso di misure delle imbarcazioni, però poi non c'è limite per un'età di chiusura, diciamo, dell'esperienza. È chiaro che se poi uno vuol fare l'agonismo, vuol gareggiare contro il cronometro, contro gli avversari, si può fare anche fatica, ma no, non è indispensabile. Quindi anche le signore, le ragazze, possono divertirsi a fare delle passeggiate lungo il nostro bacchiglione. Perché ricordiamo, tu sei di Padova, io giusto? Sono di Padova. Ecco, no, perché ci stanno guardando, certo, anche dal Friuli, sì, dall'Emilia, dalle Marche, anzi salutiamo tutti i nostri amici che ci seguono. Davo per scontato, però regioni. Insomma... che bella questa foto, è bellissima. Ecco, questa è una foto che abbiamo chiaramente fatto usando anche un po', insomma, le bravure dello studio, degli specialisti dello studio, però di fatto quella ero io sopra la mia barca e poi insomma è stato inserito, sono state inserite un po' di persone, da mia moglie, a tanti amici sostenitori che mi hanno in vario modo, a volte anche solo moralmente, aiutato sostenuto. Ad affrontare in questo caso l'ultima Olimpiade, quindi la mia sesta Olimpiade Londra 2012. Che poi tra l'altro il sostegno morale a volte paga di più di quello fisico, nel senso che è importante essere su di morale, ecco. Un atleta che si avventura in tante situazioni. Posso? Volevo farvi vedere, esatto, come creare questi nastri di verdure. Che belli che sono. Giusto per creare anche delle preparazioni diverse dal solito. Quindi si va a togliere la prima parte filamentosa del sedano, quindi okay. Va eliminata. Ci si appoggia sul tariere e poi si scorre con un pelapatate. E stessa cosa anche per la carota. Stessa cosa per la carota, esatto. E vai. Dopodiché andiamo a sbollentarle molto. Sì, andiamo a sbollentarlo praticamente molto velocemente in acqua salata e poi andiamo a bloccare la cottura in una ciotola di acqua fredda. Ah, ok. In quel caso si stabilizza. Allora, l'acqua bolle, noi buttiamo. Cioè, deve essere salata l'acqua? Sì. L'acqua salata. E per quanto questo? Pochissimo, un minuto. Un minuto. Okay. Giusto per riuscire a ammorbidirle leggermente. Un minuto e poi subito in acqua fredda per bloccare la cottura. La cottura.
di queste idee, diciamo, Stelenia, ci insegna. Beh, ma è una delle basi della cucina, diciamo. Sì, ma le prime... ti rendi conto con chi stai parlando? Sì, per quello che... Quindi basi della cucina. Adesso, io adesso in questo caso non elimino, cioè le metto da parte, però questi pezzettini di verdura, di sedano e carote, dove non riusciamo a creare il nastro, lo recuperiamo, facciamo un trito, per esempio per un risotto, per un ragù e cose del genere. Vabbè, certo, è vero. Non si butta, si deve recuperare tutto. In cucina si può recuperare molto. Stessa cosa si può fare, per esempio, con le zucchine quando sarà la stagione. Ah, fare i nastri? Insieme, sì. Hai capito? Quindi non ti ho chiesto come te la cavi in cucina, perché abbiamo capito che insomma, sei il campione. Ma in cucina io soprattutto quando devo stare seduto a tavola me la cavo bene. Ah, sì. Poca fatica lì, però. Ma è un contesto che mi affascina, però devo dire che insomma, avendo dedicato molti anni a fare l'atleta, quindi impegnando la mia giornata in maniera quasi totale per la preparazione, così ho avuto poco tempo per sperimentare. Passo di qua. Cosa facciamo? Ah sì, prepari la ciotola per... Esatto. Ti ho dato un lavoro poco carino, vero? No, vabbè, ma però mi prendo un pezzo di Scottex, sì? Se sono autorizzato. Certo. Fai pure come fosse la tua cucina. Perché poi dopo ci servirà ancora un po' di manualità di Rossano. Allora, io mi porto già vicino l'acqua fredda. Se siamo a casa magari mettete anche qualche cubetto di ghiaccio, così raffredda ancora prima. Basta semplicemente ammorbidirli, sì. Giusto per creare un po' di morbidezza. Naturalmente la carota è un po' più coriacea, andrebbe cotta magari a sé, però vedi anche come si mantiene bello chiaro il colore. Magari possiamo buttarla giù prima del sedano alla fine, esatto, no? Quindi sì. Basta un minuto in più Ma neanche un minuto, so. A parte che a me la carota sinceramente piace anche un po' croccantina. E quindi avere questa diversità di consistenze secondo me è importante. Questo può essere un piatto atletico, quindi, giusto per il nostro Rossano, no? Anche, vero? Più o meno, penso, in porzioni... Sì, magari, insomma, poi le porzioni sono commisurate, ovviamente, all'attività, alla stazza, eccetera. Però mi piace che ci sia, che si dia importanza alle verdure, perché dovrebbero essere una presenza costante nella nostra alimentazione quotidiana, ma non è sempre così scontato. No, però vedi che il fatto di fare appunto questi nastri, poi faremo anche il pesto appunto con gli spinaci anziché appunto del basilico, ci regala un modo diverso per assumere le verdure che ci fanno bene. A volte insomma può essere anche noioso mangiare la solita insalatina, la solita... Insomma, noi diciamo sempre, qui a Due Chiacchiere in Cucina non è la solita minestra, quindi è un modo diverso per assumere le verdure, anche divertente, colorato. L'occhio vuole sempre la sua parte, no? Assolutamente, bisogna. Vuole sempre la sua parte. Adesso cosa stiamo facendo, Ilenia? Facciamo delle piccole scaglie, appunto, di pecorino, in questo caso, che lei assaggerà, perché non è mai sicura della qualità. Controllo, è buonissima. Vero? Che ci servirà poi al termine della preparazione. Io adesso sto andando a, come si sa, rosolare tostare i pinoli leggermente, perché altrimenti sono crudi e non vanno bene per la funzione intestinale, perché possono appunto creare dei Davvero? Danni. Sì. Non lo sapevo. Sì. Il pinolo deve essere sempre tostato, a secco, senza olio, senza burro, senza niente, padella antiaderente, giusto quei 2 minuti e poi si può andare a creare il pesto. E allora mentre il nostro pinolo si tosta, giusto, noi andiamo invece a scoprire una delle eccellenze del nostro territorio. Oggi il nostro angolo dell'eccellenza è dedicato alla birra, ma più precisamente alla birra artigianale, e adesso ne scopriremo tutti i segreti grazie a Enrico Pinton, brand manager di Birra Antoniana. Benvenuto nel nostro salottino di Due Chiacchiere in Cucina. Allora, qui abbiamo un esempio di birra artigianale. Esatto. Il fenomeno delle birre artigianali attualmente in Italia sta esplodendo. È un rinascimento. Diciamo che dal 96, quando ci
sono state le prime aperture di brew pub, cioè locali che iniziavano a fare birra in proprio per venderla poi agli utenti finali, fino ad oggi c'è stata una vera e propria esplosione. Attualmente in Italia si contano più di 450 microbirrifici, se ci aggiungiamo poi anche i brew pub arriviamo sicuramente sopra i 500. Brew pub. Sarebbero dei pub praticamente che si fanno la birra per venderla direttamente agli utenti finali e quindi hanno proprio un proprio impiantino, più piccolo rispetto a quello di un birrificio, ma comunque in grado di fare birra per tutti quelli che vogliono assaggiarla. Quindi ad oggi ce ne siamo più di 500, che sono più del totale dei birrifici della Germania, per capire un po' le proporzioni. Che fosse la Germania appunto ad essere titolare del primato, invece... Il nostro mercato è molto più frammentario, cioè in questo momento veramente basta inventiva, un impiantino da pochi litri, un garage e ne nascono di tutti i colori veramente. In Germania invece... hanno un po' passato questa fase e c'è una cultura secolare, ce ne sono grandi player, ma non così frammentati sul mercato. E, attualmente appunto noi ci siamo iscritti in questo trend volendo dire qualcosa di nuovo. L'ambizione è di lasciare un qualcosa nel grande libro della birra del mondo. E, quindi Birra Antoniana in che modo nasce e dove nasce? Birra Antoniana nasce da un'idea di Sandro e Michele Vecchiato, che sono gli attuali titolari del birrificio Antoniano, che hanno lavorato per 30 anni nel mondo delle birre speciali, delle specialità birrarie provenienti da tutto il mondo, e che nel 2011, sulla scorta di un'idea nata ancora dal padre, decidono di ridare una birra a Padova. Nel secondo dopoguerra, Padova era una grande città birraria, difatti ospitava la mitica birra Italia Pilsen, che a livello nazionale negli anni 50-60 era la quarta in Italia, quindi era una capitale birraria. Poi la birra Italia Pilsen è morta, è stata acquistata da altri grandi player sul mercato e attualmente non esiste più. Però il padre dei due titolari, che lavorava per quella Italia Pilsen, continuava ad avere nel cassetto il sogno di ridare una birra a Padova, una birra di Padova per i padovani, ma con una vocazione internazionale. E da questa volontà nel 2011 è stato riaperto quel cassetto ed è nata Birra Antoniana. Birra Antoniana si chiama così naturalmente in onore alla città... In onore di Sant'Antonio, la città del Santo, quindi... Le prime cotte sono datate le prime cotte commercializzate sono datate maggio 2013 e nasce da subito come birrificio agricolo. E questa è un'altra particolarità. Questo vuol dire che il 51% dell'orzo che noi utilizziamo per fare il malto da cui si derivano queste birre è prodotto da noi, cioè il birrificio è a tutti gli effetti una società agricola. Beh, è davvero un'eccellenza, oggi è proprio un'eccellenza italiana, un'eccellenza del territorio con vocazione internazionale la vostra, quindi Enrico grazie mille per averci raccontato questa storia che è esempio di un nuovo tessuto sociale del nostro più ampio tessuto economico appunto del nord e del nord-est. Molto, davvero molto interessante questa storia. Io spero di rivedervi ancora nel nostro salottino perché c'è da approfondire quella storia della vostra birra. Va bene. Allora grazie prossima. Mille e adesso invece noi torniamo subito in cucina. Molto bene, io mi sposto, qui siamo già al pesto. Siamo già al pesto, quindi la ricetta è praticamente finita. È finita. Olio. Naturalmente noi non abbiamo il mortaio qui, perché appunto come ogni buon pesto andrebbe pestato al mortaio. Beh, anche noi a casa non abbiamo il mortaio magari, quindi... Dosiamo sempre con estrema parsimonia il nostro parmigiano. E allora si va, quindi a crudo. Metti olio. A crudo, sì. A crudo, quindi, cioè non dobbiamo svollentare i spinaci. No, perché come un pesto. Come un pesto, esatto. Il nostro rossano è anche sciacquato, le nostre uova di paglia. Esatto. Così andiamo anche i residui del guscio se ne vanno. E via. E si frulla. Un bel pesto, bello verde, con i nostri spinacini. Qua c'è poi il gusto del pecorino con il pesto degli spinaci, che va un po' a contrastare, giusto Ilenia? Esatto. Come mi insegni, sì. Bilanciano i gusti in una ricetta, giusto? Dai, insomma, dopo quante puntate? 45 puntate. 45 puntate. Ci sono arrivata. Allora, questo non è che proprio frulli in maniera ottimale. Vabbè, adesso noi dobbiamo fare un po' vedere. Poi no, ma adesso sta a vedere cosa faccio io. Faccio il cambio. Vedi?
o quelle buone o quelle cattive, o quelle buone o quelle cattive. Nessun problema. Quindi velocissimo, anzi, poi siamo fornitissimi, anzi. Con questo, diretto. Ringraziamo gli amici anche di Testi Padova, sì, che ci hanno fornito tutto. Possiamo dire? Sì, dobbiamo dirlo. Ci hanno proprio fornito di tutto quello che ci serve nella nostra cucina. Quindi lo faremo un po' alla volta in questo caso. Sì, noi dobbiamo poi appunto far vedere come risulta il piatto. È velocissimo, come potete vedere. Quindi, Rossano, tu di solito cosa mangi a casa? Cioè, raccontami un po' la dieta dell'atleta di canottaggio. Se nell'Italia, io per anni ho seguito la dieta, cosiddetta dieta mediterranea, quindi facendo uno sport di resistenza, abbondanti razioni di pasta, scarpetta poi anche, poi abbiamo un consumo calorico quotidiano importante, si parla di 5.000, almeno 5.000 calorie al giorno, quindi ci si può sbizzarrire a tavola. Però per quanto mi riguarda, dal tre anni a questa parte mi sono avvicinato all'alimentazione a zona. La conosco bene. E quindi prevede una controllo, un'attenzione particolare ai cibi con alto indice glicemico e quindi... E tutto ben bilanciato. Sì, devo dire che ero un po' titubante all'inizio perché essendo abituato a consumare anche così tanta pasta, non sapevo se sarei riuscito ad affrontare... con la zona non ce n'hai tanta di pasta. No, però devo ammettere che il nostro menù di allenamento settimanale consiste in 12-13 sedute settimanali di allenamento. Ah, caspita, 12-13 settimanali? Sì, anche per noi la settimana è sempre di 7 giorni. E devo dire che, dato tempo all'organismo di abituarsi, quelle 2-3 settimane, ma soprattutto alla testa, non ho mai avuto nessun problema dal punto di vista energetico, anzi, mi sono trovato... Ah, proprio? Perché... No, sì, è chiaro che i sapori... Scusa, ti interrompo un attimo però, Rossano, perché devo vedere cosa sta combinando Ilenia. Allora, andiamo ad asciugare i nostri nastri di verdura, giusto? Esatto. E adesso impiattiamo subito. Sì. Cioè, È già finito. Naturalmente queste sono porzioni adesso di presentazione, quindi non sfamabili. Sicuramente non per un atleta di quanti pasti al giorno? No, almeno 5 pasti insomma. 5 pasti, ecco, no, perché meno, più qualche però tempo. Belli abbondanti. Partendo subito dalla colazione. Ah, ecco, vedi, la colazione è giustamente un momento importante della giornata. Questo al massimo potrà essere uno spuntino per te. Ma sono anche una per aprire le danze. Per aprire le danze. Ecco, allora, ecco il nostro pesto. Molto bello. Come non ha nulla da che invidiare al pesto tradizionale col basilico, solo che questo è fatto appunto con gli spinaci. Assolutamente. Che bella porzioncina, un po' proprio d'antipasto. E dell'ottimo olio d'oliva che non va mai demonizzato. No, anzi. Mai. Basta sempre avere le giuste dosi, non eccedere, ma neanche il contrario. Ah, è la nostra, il nostro uovo di quaglia. Ma questo sarà il valore aggiunto. Visto che le uova le ho sbucciate io, insomma, almeno questo. Giusto, bravissimo. E allora questo è il nostro piatto terminato, finito. Tu giustamente metterai un filo di olio. E allora con questo piatto noi andiamo dal nostro sommelier che ci spiegherà il vino perfetto. Grazie Ilenia, grazie Anna. Con l'antipasto cucinato, preparato da Ilenia, ho pensato a un abbinamento con un vino rosso. Il rosso è il rosso dell'azienda Sengiari, è un rosso a base di Cabernet Merlot, un classico taglio bordolese, dove prevale l'80% di Cabernet e il 20% di Merlot. È un prodotto che viene comunque affinato per 12 mesi in botti di rovere, molto elegante, lungo, persistente. Si presenta con un rosso rubino, con leggeri riflessi granati, all'olfatto ovviamente frutta matura, abbiamo del ribes, del frutta rossa in genere, corpo saldo, etereo. Ho pensato a questo abbinamento perché appunto l'antipasto si abbina alla struttura di questo vino e va in contrapposizione. Grazie per l'attenzione, ci vediamo più tardi.
eccoci qui con il nostro atleta Rossano Galtarossa, il nostro campione di canottaggio. Io adesso ritorno qui. Tu non ce l'hai. Siamo pronti per la io seconda una ricetta. Trasmissione a parte, quella dei nani praticamente, giusto? Siamo pronti per la seconda ricetta, Elenia? Punta di piedi, sì. Dai, scendi. Ho un crampo, un polpaccio, ma ci sono. Vai, abbiamo dei ingredienti. Filetti di nasello. Andiamo con gli ingredienti? Andiamo. Per i filetti di nasello al limone con insalata di puntarelle ci occorrono, per il nasello, 4 filetti di nasello, 200 g di farina 00, un limone, prezzemolo tritato e 40 g di burro. Per le puntarelle, 600 g di puntarelle già pulite, 2 cucchiai di aceto di mele o di vino, 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva, pepe e sale. Ma insomma, Elenia, un piatto per restare in forma, un piatto per restare leggeri, sì, no? A parte, mi permetterai il pezzettino di burro, ma ogni tanto ci sta, no? Poco. Basta, non cavilliamo troppo. Esatto. Allora. Detto da te, poi. Allora, mi spremi il succo di limone? È una cosa facile fare. Sì, a tua misura, certo. No? In questo caso. Ecco qua. Io vado nel frattempo a infarinare i filetti di nasello, però sì. Possono essere utilizzati per esempio anche dei filetti di sogliola, quindi un pesce abbastanza povero, diciamo, mm-hmm. perché normalmente è un po' difficoltoso da gestire in fase di gusto, vero Anna? Un pochino. Ogni tanto anche, mi arrivano i messaggi disperati, come cucino io questa cosa? Fatalità. No, allora, fa tanto bene il pesce, perché fa tanto bene? Sì. Detto ciò, insomma, un po' di gusto, un po' di... Perché è un po' triste, vero? Un po' triste. Allora, vedrai che noi lo renderemo un attimino un po' più... Vedrai che Ilenia lo rallegrerà. Sì. Praticamente è più o meno la ricetta appunto dei filetti alla mugnaia. Ecco. Quindi una ricetta molto semplice, perché in ogni caso limone, farina ce l'abbiamo sempre a casa, quindi sono ingredienti che normalmente ci sono. E quindi riusciamo a creare un piatto che, se non utilizziamo il pesce, per esempio, possiamo farlo anche con le bistecchine di pollo, sì, vero. Stessa cosa, assolutamente. Ma poi il pesce fa tanto bene, cioè è giusto, giustissimo utilizzarlo, però giustamente... No, grazie Rossano, sei troppo gentile. Ascolta, io vorrei tornare, grande. Io vorrei ritornare invece sul discorso di Olimpiadi. Ma veramente carinissimo. Io vorrei tornare sul discorso di Olimpiadi, perché tu, insomma, sei partito dall'Olimpiadi, mi sembra del 94, giusto? 92 Barcellona. 92 Barcellona, esatto. Passa un po' di tempo. No, qualche anno, su via. Mm. E quali sono state le Olimpiadi che più ti hanno emozionato, che più ti hanno dato anche soddisfazione, ecco? Allora, Barcellona è stato il mio esordio e devo dire che ho capito bene cos'era un'Olimpiade dopo. Sono tornato, sì. Dopo, perché ovviamente... E tu ti aspettavi una cosa diversa? Ma no, da atleta mi rendevo conto che era una cosa, un evento grandioso, importante, ma dopo averlo disputato e aver visto anche la gente come reagisce di fronte a un atleta che è stato all'Olimpiade, un atleta che ha vinto la medaglia alle Olimpiadi, ho capito perché l'Olimpiade è così grande come evento. Così forte anche d'impatto, sì, no? Poi il fatto che sia ogni 4 anni chiaramente porta le persone coinvolte ad impegnarsi in maniera diversa. Attenzione, no. Volevo vedere appunto Ilenia che sta mettendo il passaggio semplicissimo, guarda Anna, proprio non facciamo scurire il burro, mi raccomando, perché vuol dire che altrimenti è bruciato. Okay. Se abbiamo questa paura di non riuscire a gestirlo, basta aggiungere semplicemente un filo di olio. Brava. Di olio, perché l'olio è un olio... punto di fumo diverso. Beh, lo sa anche lui. Ma cioè, il fumo remo solo di fumo, cioè. Ah, non remi solo, quindi no. No, non pagai, no. L'hai mai provato? No. Piccolina forse ad uscire in canoa? Sì, anche in canoa canadese, quella che si sta in ginocchio. Come? Canoa canadese, da noi si fa anche quella, si sta appoggiati con un ginocchio, è complicatissima dal punto di vista dell'equilibrio. Sono riuscito a fare 50 centimetri, credo, dal pontile. Per fortuna sono caduto dal lato opposto, altrimenti ci dava una zuccata sul pontile. Ma ascolta, quindi, ma quando fai canottaggio, se cadi, cioè, nel senso, è pericoloso? Non c'è un modo per... No, i coccodrilli non ci sono, perlomeno qui a Padova, quindi... No, capito, vabbè. Ma hai sempre l'impressione che ti rovesci e stai giù.
Le imbarcazioni galleggiano, quindi anche se si rovesciano la barca rimane un ausilio importante per la sicurezza, però è chiaro che chi vuol salire deve quantomeno saper stare a galla. E dove si pratica, diciamo, almeno restiamo nel Veneto comunque, nella tua area, nel Padovano, tu adesso cosa stai facendo? Io faccio il direttore di sede della Canoti di Padova, quindi mi occupo di tutto quello che concerne la parte non sportiva, ovviamente, quindi gestione del personale, manutenzione e quant'altro, però ovviamente essendo così appassionato mi sono accordato per garantire una supervisione alle attività remiere, soprattutto quindi canoa, canottaggio, dragon boat, seguo, abbiamo anche questo. Dragon boat è un'attività, dragon boat. Io chiedo cos'è? Possiamo portare anche tutto lo staff qui, sono imbarcazioni che di derivazione orientale, è una barca molto semplice per il suo approccio iniziale, ci si siede a coppie su delle panchette, niente di più semplice, una panchetta, proprio un asse di legno, ci si siede e si impugna una pagaia monopala. Sai che cos'è, vero? Certo, almeno quello ci arrivo. E i partecipanti si alternano, chiaramente metà rema pagaia no, sul lato destro, metà sul lato sinistro, e c'è chi governa la barca, il timoniere, è l'unico che rimane in piedi sopra la barca. Va bene, lo facciamo. A poppa. Io e a vedo lungo, proprio, perfetto. Il completamento dell'equipaggio prevederebbe anche il tamburino, quindi di solito una persona molto minuta che si siede a prua guardando l'equipaggio e con un tamburo in mezzo alle gambe impartisce il ritmo della vogata. Perfetto, allora la barca, tu remi, io non posso, io essere questo, Enrico fa il tamburino. Coreograficamente la barca è allestita a prua con la testa di un drago e a coda con, a poppa con la coda del drago. Ma si vede, qua c'è vedere. Ci sono la zona del lago di Caldonazzo organizza spesso, soprattutto nel periodo estivo, dei trofei che coinvolgono i comuni del lago e anche poi ma guarda quanti sport, io prima ho scherzato 50 sfumature di sport, però quante sfumature, diciamo, di una disciplina comunque simile, quante varianti ci possono essere, non sbaglio, a giugno quest'anno sul lago di Oronzo ci saranno i campionati europei di dragon boat. Ecco, vedi, questa è una bella occasione per anche andare. Ci scriveremo. Sì, certo. Cosa stai facendo? Ho tolto i filetti, dove li abbiamo rosolati prima, ho aggiunto il succo di limone e qualche fogliolina di prezzemolo. E adesso lasciamo ridurre leggermente e poi andiamo a condirli. Nel frattempo. Però penso, non so, devi lanciare la pubblicità, posso rubare due minuti? Puoi rubare due minuti. Bene, grazie. Allora, do una tua mansione. Certo. Mi dirai il vasetto vuoto perché. Allora, normalmente tutte le emulsioni vanno ben emulsionate, perché il rischio dell'emulsione è quella che ci sia una divisione tra la parte dell'olio e la parte dell'aceto per la vinaigrette, mentre per la citronetta e del succo di limone. Il vasetto può essere utile appunto per utilizzarlo come shaker. E quindi utilizziamo e che ci serve lo utilizziamo, lo togliamo, l'altro lo possiamo chiudere e all'occorrenza lo prendiamo e possiamo condire quando ci occorre. Quando ci occorre, esatto. Bello, naturalmente shakerandolo di nuovo. Mi piace perché poi è anche un salvatempo questo, no? Sì. Quindi cucchiaio pulito, qui siamo già pronti, mettiamo qualche cucchiaio di aceto. Di aceto? Sì, perché questo ci servirà per andare a condire le puntarelle. Io sono stata brava perché non ho messo le acciughe, perché nella vera ricetta delle acciughe alla romana ci vorrebbe anche appunto l'acciuga. Nella ricetta, scusa? Romana. Ah, ok. Ci servirebbe appunto anche l'acciuga, però siccome lei è un po' sofistica e non l'acciuga, lei no, questa. E allora la evitiamo. Vabbè, non mettere, dai. E allora, ma le puntarelle, che io sapevo che... Così che metterle in acqua. Sì, noi le abbiamo già pulite. Anzi, Cristina ce le ha già fatte, sì, le capite, ecco. Lei, brava. Andrebbero messe in acqua da ricciare, se tagliate molto sottili. Ma infatti me l'ha spiegato. Esatto. Appunto si mettono in acqua e... Loro si arricciano. Si arricciano. Esatto, e poi vanno condite. Si possono condire o in anticipo, quindi magari qualche ora prima e poi lasciarle quasi cuocere con questa marinatura, oppure semplicemente al momento e quindi mangiarle croccanti. Ecco, quindi la nostra scelta. Emulsione è pronta, giusto? Mettiamo sì il sale. Se posso, Ilenia, Dimmi. Dire una cosa.
Ho utilizzato anche io l'emulsione per condire, nel periodo in cui mi allenavo avevo volumi importanti di verdure da consumare, sì. Però per non eccedere nell'utilizzo dell'olio, che ripeto, insomma, non è che dobbiamo bandirlo dalla nostra tavola, anzi, fa benissimo, però chiaramente anche lì nelle giuste misure, aggiungevo, non so se questo ti farà inorridire, un cucchiaio di acqua frizzante. Inorridisci? No, oddio. Cioè, questo mi consentiva di avere più quantità di esatto. condimento per poter gestire un sì, magari tu utilizzavi anche parti acidule tipo succo di limone, sì, e aceto. Sì, allora, mentre voi ne discutete, sì. Però, cioè, tu riprenditi dallo shock, da questa sua dichiarazione, e noi ci prendiamo un minuto di pubblicità. Shakera. Ed eccoci di nuovo, due chiacchiere in cucina con Rossano Galtarossa, il nostro atleta, il nostro campione olimpico, campione olimpico abbiamo qui. Pensa. Mica pizza e fichi, anzi puntarelle e mica puntarelle e nasello. Il nasello, Certo. Mi condisci? Li ho pescati io dalla barca, ovviamente, quelli. Sì, al volo, saltavano loro, in autonomia. Ascolta, mi vai a condire le puntarelle? Come, sì. Cioè, cosa deve, tipo... Le prendiamo così. Certo. Le trasferiamo appunto nel piatto, perché naturalmente noi non andiamo a condirle tutte adesso. Ce le mangiamo dopo. Le condiamo dopo. Si dicono qua i segreti di due chiacchiere in cucina, però non bisogna svelare. Vedi troppo. Come si separa in ogni caso, anche se l'abbiamo fatto subito, tende un attimino a separarsi. A separarsi, sì. Quindi se vuoi te lo miscelo di nuovo. Beh, dopo vai a mescolare direttamente. Ascolta, Rossano, invece l'Olimpiade che peggiore, tra virgolette, nel senso quella con più aneddoti un po' particolari, sì. Strani. Mannaggia, che domanda mi fai. Allora, guarda, fino a un po' di tempo fa avrei detto sicuramente Atlanta, perché siamo arrivati come favoriti e per 30 centimetri dopo 2 km di gara siamo arrivati quarti. No. 30 centimetri. E quindi la medaglia di legno, che è il quarto posto, ho scoperto, mio malgrado, che è piuttosto pesante da digerire, visto che siamo in cucina, poi è un termine che si usa. Sì. Ci sta. E non è bastato l'Alka-Seltzer per farlo passare. E purtroppo per noi, poi questa non è stata l'esperienza più difficile, perché lì comunque ho gareggiato e i miei avversari sono stati più bravi di me. Mentre la chiusura all'Olimpiade di Londra, poi mi sono rifatto 4 anni dopo. Diciamo che ogni sconfitta poi ti dà la forza per rialzarti e far pure meglio, perché giustamente. Sì, devo dire che anche se sembra una frase fatta, però effettivamente sono convintissimo che la vittoria conseguita 4 anni dopo a Sydney sia stata dovuta anche a una giusta reazione a questa, esatto. A questa sonora sconfitta. È così, eh? La chiusura della carriera però è coincisa con uno scherzetto che mi è stato fatto quello che all'allora commissario tecnico. Intanto la nostra Ilenia sta impiattando già, quindi scherzetto? Cosa? Perché malgrado fossi uno degli atleti più in forma della squadra, sono stato escluso dal ruolo di titolare senza nessuna comunicazione. Quindi ad oggi, che sono passati 2 anni e mezzo, nessuno ancora mi ha detto che ero fatto fuori. Probabilmente perché mi sono permesso di dire che le cose non funzionavano a voce alta, e questo commissario tecnico è stato esonerato dal suo incarico 2 giorni dopo le Olimpiadi. Però purtroppo, insomma, al di là dello scherzetto che ha fatto a me, comunque tutta la squadra è andata male, quindi forse non avevo visto male. Forse qualcuno doveva quando pensarci si parla, prima. Però. Siamo sempre un po' scomodi, Dici? Sì, penso di sì. Però tutto io sono, però comunque sono sereno, perché anche curando l'alimentazione, tanto per stare in tema con quello che stiamo facendo, ho avuto modo di vincere la mia sfida personale, che è stata quella a 40 anni di vedere se potevo essere in grado di competere con atleti, avversari, ma anche compagni di squadra che avevano anche 20 anni meno di me, perché in squadra avevo questa è una grandissima soddisfazione, che avevano 12, 15, 18, 20 anni meno di me. Visto la soddisfazione che hanno. E allora, 72. E allora ai tuoi successi. Sarà il tuo mese, però il mio anno. Vedi? C'era allora, qualcosa in comune, Rossano, che dovevamo fare. Brindiamo ai tuoi successi, perché adesso vediamo invece che vino abbiniamo a questo piatto. Grazie ragazze. Ho portato adesso l'ultimo vino in abbinamento con il nostro piatto a base di pesce. È uno Chardonnay, denominazione Sassara, sempre di Sangiari.
è uno chardonnay ovviamente che fa una piccola fermentazione in botte di rovere, quindi otterremo un risultato completamente diverso. Avremo un colore che vira ovviamente al paglierino con qualche riflesso dorato, all'olfatto si presenta con note di ananas, pera e una piccola nota di vaniglia e nocciola alla fine. Ho pensato a questo abbinamento perché ovviamente per contrapposizione alla succulenza indotta del pesce si sposa bene il nostro chardonnay con un elegante, lungo e persistente. Grazie per l'attenzione e buon pranzo! Bene, ecco i nostri due piatti finiti di oggi. Giusto, Ilenia, che belli colorati, sì. Proprio un annuncio di primavera, è direi. Proprio un annuncio di primavera e di dieta, più che altro. Sì, pure. Diciamo che una conseguente all'altra, visto sì, che sì, poi ci sì, si avvicina. Sì, sì. Anche perché altrimenti facciamo le vacanze in montagna. Ecco. Ci saranno dei bei torrenti anche lì. Per andare, appunto, fare un po' di canottaggio. Dai, Linea, per favore, okay. Facciamo un riassunto di queste due ricette. Ok, andiamo con la prima ricetta, i nastri di verdure. In questo caso abbiamo utilizzato appunto carote e sedano. Li abbiamo lavati, li abbiamo sbucciati dalla parte esteriore, poi aiutandoci con un pelapatate li abbiamo affettati molto sottilmente. Sbollentati per pochi minuti, anzi quasi pochi secondi, in acqua salata naturalmente, poi fatto il passaggio in acqua fredda, ghiacciata, mi raccomando, per bloccare la cottura della verdura. Li abbiamo ben asciugate e disposte nel piatto. Nel frattempo abbiamo sbucciato le uova di quaglia con le manine di Fatina, esatto, e le abbiamo tagliate a metà, le abbiamo disposte appunto anch'esse nel piatto di portata. In un frullatore ad immersione abbiamo fatto il nostro pesto, però non con il basilico ma con foglioline novelle di spinaci, pinoli tostati e poi anche del pecorino grattugiato, che ha detto essere di buona qualità. Molto Anna. Molto buono. Qualche scaglietta di pecorino e poi servito il piatto con il pesto. Fantastico, buono, e molto molto buono. Poi a mano che appunto la stagione si apre possiamo utilizzare zucchine, anche la parte esterna del pomodoro, quindi arricchiamo questo bel insalatone. E poi per quanto riguarda appunto il secondo piatto, i filetti appunto di nasello, li abbiamo infarinati, rosolati in una padella con del burro sciolto, mi raccomando non soffritto, cottura bassa, li abbiamo messi una volta cotti per pochi minuti da ambo le parti, passati in un piatto con carta assorbente. Nella stessa padella con il fondo di burro, scusate, abbiamo messo a evaporare, quasi a sfumare, con del succo di limone regolato con un pizzico di sale, abbiamo condito i filetti appunto di nasello con questo sughetto, il profumo di limone. Le puntarelle le abbiamo condite semplicemente con un'emulsione, una vinaigrette di olio, aceto, in questo caso di mele, e del sale e del pepe. Buonissimo, leggerissimo, beh, a parte il burro, però ci va bene, sta un pezzettino, dai. E allora te lo concedo. Vi ricordiamo che questa puntata, le ricette, le trovate su www.settegoldtelepadova.tv, quindi potrete riguardare tutto il procedimento. Vi invitiamo naturalmente anche a mettere un like e qualche commento anche sulla nostra pagina Facebook, ci fa piacere. Ci fa piacere. Di la verità. Lo metterò. Ah, ecco, okay. Bravo. E voi lo mettete sulla mia pagina. E certo. Allora, ci ha messo. Ti salutiamo, mio caro, scusami, ma ecco. Allora, e chi sono io? Scusate. Caro Rossano, ti salutiamo, è stato veramente un piacere averti in puntata. Ma che bello. Siamo così. Salutiamo tutti voi, grazie per averci seguito e alla prossima puntata. Grazie Ciao. A voi. Ciao. Si sta bene. Alla prossima. Tacco 80.